Amici di Battista 70 Phone, proviamo il Nexus 5 on the road. Mi è stato chiesto com'è il GPS. Allora andiamo su nuova destinazione, andiamo sui preferiti e andiamo a casa. Vediamo il calcolo del percorso, andiamo a mettere divai. Ok, si è già posizionato, siamo praticamente a Milano, cos'è il Sempione questo? Sì, questo sul Sempione, vediamo un po' come la ripresa. Aspettate un secondo che tengo meglio. Sto utilizzando Copilot GPS, la versione quella gratuita. Ripresa effettuata con un LG G2 in Full HD. Quindi avremo modo anche di vedere come se la cava il G2. Cerchiamo di inquadrare anche la strada nello stesso tempo. Comunque il fix è praticamente immediato. Da questo punto di vista devo dire che il Nexus 5 è superiore al G2. Il G2 ha un fix leggermente più lento. Niente di, diciamo, di preoccupante, però diciamo che qualche secondo in più ce lo mette. Ora vabbè, siamo su una strada abbastanza libera. Tra 500 metri, continuare a destra. Ecco, qui un'altra cosa strana, come sentite il volume in questa applicazione è buono, non è per nulla basso. Quindi a dimostrazione del fatto che basterà solo un fix di Google per sistemare il volume, diciamo soprattutto nei video, su alcuni suoni di sistema e, se non ricordo male, nei giochi, che era piuttosto basso. Però ad esempio qua possiamo vedere che su Copilot il volume è decisamente buono, si sente bene. Ora vediamo un po' come si comporta. Allora, qui c'è una rotonda, poi dovremmo girare, almeno così dice, poi sicuramente farà fare una strada del cavolo, che facciamo quella che conosciamo. Appena avanti, ecco, continuare a destra. Purtroppo l'appena avanti non riescono a toglierlo proprio quelli di Copilot, è la cosa che odio di più. Ora lui ci indica di andare a sinistra, noi andremo dritti, vedremo la velocità anche del ricalcolo. La velocità del ricalcolo, vabbè, dipendente più dal software che assolutamente dal telefono. Comunque vabbè, vediamo anche un attimino. Viale Montecenere. Tanto, come vedete, indica i vari photo red. Abbiamo le immaginette. Mi sembra che in questa versione non suoni, non se non ricordo male. Anche perché parliamo comunque di una versione gratuita. Ok, adesso noi andremo dritti, vedremo la velocità di ricalcolo del percorso. Appena avanti, girare a sinistra. Appena passati, non ce ne frega appena niente. Appena avanti. Ricalcolo praticamente immediato. Poi girare a destra. Ok, come vedete, molto preciso su strada. Velocità di ricalcolo immediata. Che dire, una prova molto veloce, giusto perché mi è stato chiesto, e devo dire che a mio modo di vedere è molto soddisfacente. E con questo abbiamo concluso. Un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70. Ciao. Battista 70 Phone, the human sensor technology.